Missione Rettile, la serie di video documentari su YouTube sugli animali. Non lasciatela sfuggire. Yes! Sono appena le 7 del mattino e sono immerso in un'atmosfera magica. Il cielo è coperto di nuvole dense e non lasciano passare la luce. Qui giù, sotto la volta degli alberi, è ancora molto buio. E mentre l'acqua del ruscello scorre, scorre anche il tempo. Ma qua giù è sempre più buio. L'umidità aumenta e fa uscire i primi anfibi. Sta per iniziare a piovere. Siamo agli anticipi di un temporale. Sono da solo in mezzo al bosco e siamo agli anticipi di un temporale. Fantastico. Sento tutta la potenza della natura. Mi sono nascosto qua sotto a cercare di non stare troppo vicino a alberi che possono trarre fulmini. Aspetterò la pioggia e poi partirò per le ricerche. Guardate un po' che bestione. Questo è un lumacone gigante. Guardate quanto è grande. Questo è saltato fuori dopo che ha piovigginato qualche minuto. Guardate rispetto alla mia mano quanto è grande. Non ho mai visto un lumacone così grande. Questi qui sono gli animali che saltano fuori con l'umidità e non si vedono tutti i giorni. Guardate quanto è grande. È un lumacone gigante. Qualche animale dopo la pioggia ha piovuto per circa 5 minuti. È cominciato a piovere alle 8 e 8. Guardate quanto è grande. Bestione. Cerchiamo altri animali. Guardate un po' cosa abbiamo trovato. Dopo il lumacone gigante. Guardate. Guardate qui che bellezza. Una bella natricera collare. Cerchiamo. Ah, si sfuoca. Maledizione. C'è davvero poca luce. Un bel serpente selvatico in mezzo alla giungla. Guardate che bella. Fantastica. Che bella che sei. Bellissima. Bellissima, assolutamente magnifica. Il classico serpente bello da morire. La natrice al collare. Guardate come fa a guizzare la lingua. Questa è una persona che è curiosa. Non capisce cosa c'è davanti. Infatti, se è avvicino alla videocamera, gli fa paura. È una cosa fantastica. Essere a contatto. Sta spuntando il sole. Essere a contatto con gli animali selvatici. Un po' di luce per fargli i primi piani. Wigu, 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 la lingua guizza. Fantastica. Vedete, vero? Guardate, si sfoga perché c'è poca luce, ma sta spuntando il sole. Fantastica. Il cielo prima era coperto di nuvole dense e anche ha piovuto. Guardate che bella.
fantastica nel suo ambiente. È una divoratrice di anfibi. E qui si trova a nozze. Fantastica. Ora vi do la dimostrazione che questo serpente non è aggressivo. Uno dei Guardate, non serpenti più tenta mai di docili mordere. d'Italia, la biscia d'acqua. Adesso è giunto il momento di liberarla, nel luogo in cui l'abbiamo trovata. Nel suo ambiente naturale. Guardate. Un bel bosco, sembra quasi una foresta pluviale. Pronta, amica? Pronti per la liberazione. È il momento più bello. 3, 2, 1, vai! Guardate come sguilla tra l'erba e sparisce. Sparisce in mezzo all'erba, come un'anguilla. Sta piovendo a dirotto. Devo coprire anche la videocamera. Si sta bagnando. Ora andremo a cercare gli anfibi. Yeah, bellissimo. Venite con me. Abbiamo già trovato un anfibio poco distante dal mio campamento. Sta diluviando. Ci sono lampi e tuoni. Allora, l'unico problema è che si mimetizza con l'ambiente. Eccola. Vedete? Vieni piccola. Guardatela! Guardate com'è bella! Queste rane abitano nel bosco, nei boschi misti, cioè misti di caducifoglie, di alberi sempreverdi, e amano le temperature fresche e l'umidità. Infatti escono fuori soltanto durante le ore notturne oppure durante giornate come queste, molto umide, mentre diluvia. Guardate quanto è bella. Guardatela. Fantastica. Guardate gli occhi, molto grandi, con pupilla orizzontale. E guardate i colori, adatti a mimetizzarsi con l'ambiente circostante, il fitto sottobosco. Cercherò di prenderla, ma non è facile. Salta. Vedete? Guardatela. Fantastica. Guardate le zampe muscolose e possenti. Sorry. Dove sei? Eccoti lì. Com'è bella. Fantastica. È molto agile. Guardate la sua corporatura, è molto snella ma muscolosa. La vedete, vero? Signori, qua sta diluviando. Il bosco, oh, si è appannata. Il bosco quando diluvia è magico. Fare l'ultimo salto per noi. Dove sei? È fantastico riprenderla nel suo habitat naturale. Guardate i colori, fantastici. Meravigliosa, assolutamente. Assolutamente meravigliosa. Ti lascio, piccola. Devo chiudere la telecamera perché sta veramente... Dopo il temporale, ecco che rispunta piano piano il sole. E nella foresta ricominciano a sentirsi le cicale. Guardate che bella la foresta umida. E guardate un po' cosa abbiamo ritrovato. Un lumacone gigante. Proprio per finire la nostra avventura della pioggia in bellezza.